Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la videocamera e la videotrasmittente al Flight Controller CL Racing F4. La prima cosa da fare è stabilire la tensione di funzionamento delle nostre componenti. Per quanto riguarda la videocamera FPV, ormai quasi tutte funzionano con una tensione variabile che parte dai 5 fino ai 24, 32 o addirittura 40 V in alcuni modelli. Le VTX invece partono dai 6-7 V fino ad arrivare ai 24-26 V. Attenzione perché qualche modello di VTX necessita di un'alimentazione costante di 5 V, come ad esempio la TBS Unify Pro o delle micro VTX come questa. Partiamo con la videocamera FPV. Colleghiamo il cavo segnale nel pad CAM S, il positivo nel CAM più e il negativo nel CAM meno. Vi ricordo che il pad CAM più fornisce una tensione di 7.6 V, quindi in linea con le specifiche delle nostre videocamere FPV. Ora passiamo alla VTX. Anche il pad VTX più dà un'alimentazione di 7.6 V, quindi se il vostro modello supporta solo i 5 V, utilizzate questo pad a 5 V. La mia VTX funziona con una tensione variabile da 7 a 26 V, quindi uso il pad VTX più. Poi collego il cavo segnale nel pad VTX S e il negativo nel pad VTX meno. Se la videotrasmittente dispone dello smart audio, lo colleghiamo nel pad TX4. Ora che abbiamo fatto tutti i collegamenti, avviamo Betaflight e clicchiamo su Connetti. Se la vostra VTX ha lo smart audio, andiamo in port. Nella UART 4 attiviamo la telemetria della ricevente a seconda del nostro modello. La mia funziona con TBS Smart Audio. Quindi salviamo. In configurazione assicuriamoci di aver attivato OSD. Nel tab OSD scegliamo i valori da visualizzare sugli occhiali. Per me è sufficiente avere RSSI e tensione della batteria agli angoli dello schermo. Dopo aver configurato l'USD abbiamo finito, possiamo salvare e uscire. Per concludere vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'OSD. Per attivarlo basta mandare lo stick dello Yo a sinistra e quello del Pitch in alto. Una volta all'interno del menu possiamo fare tutte le configurazioni che facciamo solitamente davanti al PC. Questa caratteristica è molto comoda per quando siamo all'esterno. Per configurare la VTX andiamo in Feature e scegliamo VTX SA per telemetria Smart Audio o VTX TR per telemetria Tramp. Per salvare le impostazioni della VTX andiamo su Set e confermiamo con Yes. Quando abbiamo finito andiamo su Exit. Questo era il mio tutorial su come collegare la videocamera e la videotrasmittente al Flight Controller CL Racing F4. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.